ci nascondiamo dietro alle parole e ai nomi, ma neanche ai cognomi. Non è per la parentela che mi fa piacere presentare Maurizio, perché chiaramente siamo cugini, il cognome lo dice, che sono il direttore dei beni culturali della diocesi e condivido da anni il percorso che Maurizio sta realizzando e che voi credo conosciate bene. Quella di questa sera è una provocazione chiaramente anche per noi, mondo della Chiesa, perché vivere non è assolutamente peccato, anzi, e a volte siamo abituati a fare delle cose, a compiere dei gesti, anche a vivere degli affetti con abitudine. Il nostro amico Maurizio è bravo anche a provocarci, quindi lo farà come è suo solito, nel suo stile, cercando di coinvolgerci e soprattutto cercando di stimolarci. Credo che, come ogni persona della nostra città, a volte magari anche nel nostro contesto, essendo abituati ad averlo tra i nostri concittadini, magari non lo apprezziamo per quello che è e che dovrebbe essere. Nel mio piccolo, ripeto, al di là della parentela che non nascondo, stimo e credo che sia fondamentale dare a noi avellinesi questo tipo di spazio che meritiamo, perché non è sempre detto che chi viene da fuori ci può dire qualcosa che magari è importante per la nostra vita. Per cui io ringrazio Maurizio che ovviamente mi dà la possibilità anche di fare il mio lavoro, quindi di valorizzare i nostri beni, e non ce n'è bisogno né di me né di lui per valorizzare la nostra cripta, ma ogni tanto fa anche bene ricordarci che al di là delle persone di valore, come in questo caso Maurizio, abbiamo anche dei beni di valore, e quindi di lavorare per il bene di questa comunità attraverso le opere, attraverso le persone, attraverso questi incontri che possono essere non solo stimolanti e formativi, ma anche possono essere motivo per essere comunità, che a volte in questo periodo particolare viene meno, perché siamo abituati ognuno a stare per il proprio conto. Questi incontri, questi tra virgolette momenti di culturali come quelli di questa sera, ci ricordano che siamo persone, e che siamo persone che hanno bisogno di essere dall'interno stimolati, perché abbiamo dei sentimenti, e che spesso questi sentimenti possono avere la possibilità di essere stimolati ancora di più in posti che sono belli, come quelli che anche Avellino ha. Per cui i 2 minuti sono riempiti, ringrazio tutti voi e ringrazio ovviamente Maurizio, e vi auguro una buona serata.